Milano e Roma. Sì, è ovvio che l'Europa è un sogno, è un risultato, sarebbe un risultato incredibile, vista anche la prima parte di stagione dove avevamo comunque fatto molto bene, ma a livello di punti ci è mancato qualcosa. È innegabile che la matematica dice che se davanti vincono sempre noi faremo fatica, però credo che porsi degli obiettivi e cercare di provarci fino all'ultimo possa da una parte continuare a farci crescere nel nostro percorso e dall'altra chissà, magari un passo falso da parte loro e avendo lo scontro diretto in casa, tutto può succedere. Adesso noi bisogna cercare di continuare a spingere sull'acceleratore per la strada che abbiamo intrapreso e poi alla fine tireremo le somme, anche perché manca poco, più di 2 settimane, quindi a breve sapremo. Una dedicata, sì. One to one, meglio se... Ma il mister è una scoperta continua, ovviamente cercare idee molto molto chiare, perché credo che la qualità di un allenatore nel calcio di oggi è quello di riuscire a trasmettere le proprie idee. Riesce a trasmettere perché lì ci crede fortemente, è un lavoratore maniacale, però al di là di questo credo che sia anche una persona molto, molto diretta e molto onesta. Questo col tempo lo apprezzi, sull'idea di gioco ovviamente io ho la fortuna di essere allenato da lui tutti i giorni, ma se ne parla solo che bene, tutti sanno quanto è bravo. E la fortuna di averlo ancora qui un altro anno per noi è tanta roba. Ha iniziato un percorso 2 anni fa, credo che questo percorso si stia rilevando giusto, ottimo, e soprattutto che sta portando i suoi frutti in questo momento. Quindi adesso bisognerà essere bravi a cercare di continuare, la società deve essere forte per cercare in qualche modo di mantenere, anzi se magari riesce anche a integrare, e sicuramente partiremo con qualche vantaggio. Ecco, insomma, l'hai già detto tu, quindi c'è un giorno spero che no, assolutamente no. Credo che l'obiettivo sia quello di cercare di finire alla grande. Vediamo come finiamo, poi in base al mercato che faremo, ovviamente, saranno poi. Grazie. Grazie.